Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo seminario di Sapere Salute, che sono dei seminari sulla promozione e la prevenzione della salute organizzati dall'azienda USD Modena. Io sono Massimo Brunetti, sono responsabile della comunicazione e promozione della salute aziendale. Oggi sapete che parleremo di sport, di valori. E lo faremo insieme a due persone molto importanti in questo ambito. La prima è Sandro Donati, che ringraziamo di cuore per dedicarci questo tempo. Sandro Donati è il simbolo delle persone che lottano per uno sport pulito. È stato membro dei più importanti enti e istituzioni che si sono occupati di lotta al doping. È stato allenatore delle nazionali di atletica leggera italiana. E proprio ieri è uscita la sentenza sul caso Schwarzer del Tribunale di Bolzano, di cui se Sandro Donati così avrà voglia così di accennarci qualcosa potremmo anche parlarne. Poi l'altra persona con cui dialogheremo oggi è Gustavo Savino, direttore della medicina dello sport dell'azienda USD Modena e direttore del centro regionale antidoping della regione Emilia-Romagna. Poi il nostro intervento lo chiuderà il direttore del distretto Andrea Spanotto, chiederemo di chiudere, nel senso di fare le conclusioni. Io ritorno a ringraziare professor Donati per la sua partecipazione, è davvero per noi un motivo di grande emozione, ecco, nel senso averlo tra noi. E io, se siete d'accordo, vi faccio delle domande su cui poi dopo, nel senso possiamo iniziare il dialogo. Inizierei con una domanda al professor Donati, in cui, nel senso, le chiedo così. Le emozioni che sta provando, nel senso, dopo la sentenza del caso Schwarz. È difficile spiegarle. Sono 5 anni e voi capite perfettamente che per la carriera di un atleta, ma anche per la vita di una persona, è un tempo lunghissimo. Per la carriera dell'atleta è quasi tutto, il cuore. E in questi 5 anni abbiamo dovuto affrontare le note lungaggini dei procedimenti giudiziari e fin lì va bene. È chiaro che il procedimento giudiziario c'ha dei vantaggi perché ti giudica in maniera più imparziale, mette tutte le parti nella condizione di potersi difendere. E poi però invece un sacco di tempo lo hanno fatto perdere le istituzioni sportive che ci siamo trovati di fronte, in primis la Federazione Internazionale d'Atletica, che in tutti i modi hanno cercato di sfuggire alle richieste del giudice sulla consegna delle urine. Lo hanno fatto in tutti i modi possibili e immaginabili, anche rivolgendosi all'autorità giudiziaria tedesca. E per farlo hanno usato tutti gli espedienti, anche falsità o informazioni tendenziose e parziali, che potessero mettere il giudice, magari non esperto di controlli antidoping, nella condizione di abboccare. Faccio un esempio. Per non consegnare uno dei due flaconi, che è il B, perché nei controlli antidoping l'urina viene suddivisa in due flaconi, come sapete, A e B, per non consegnare il B, che è la vera fonte di prova, perché come sapete la A viene aperta nel primo controllo dagli addetti al laboratorio e quindi non può più essere utilizzata in quanto non dà nessuna garanzia di inviolabilità. Loro che cosa hanno fatto? Hanno detto che dell'urina B erano rimasti solo 6 millilitri e che per fare l'analisi genetica, l'analisi del DNA, ne occorrevano 10. Invece abbiamo visto nel corso dell'indagine che per fare l'esame genetico ne bastava uno. E peraltro loro non ne avevano 6, ne avevano 20, come si è accorto poi il comandante del RIS di Parma quando si è recato a Colonia. Faccio un altro esempio e voi capite. Quando il comandante si è recato a ritirare i campioni di urina da portare a Parma per le analisi dell'incidente probatorio, gli hanno consegnato il flaconcino con l'urina A. Dopodiché avrebbero dovuto prendere il flacone dell'urina B per estrarre una quantità da dare al perito, invece si sono presentati con una provetta di plastica contenente dell'urina. E
Fortunatamente il colonnello dei carabinieri, pur non esperto di antidoping, non ha abboccato, perché ha visto che era diversa dalla A e ha detto: no, ma scusate, voi mi date l'urina B. No, se questa è l'urina, altrimenti quella è la porta, andatevene. Comportamento incredibile che il comandante ha poi verbalizzato, diciamo, in dettaglio. E solo quando il comandante ha coinvolto i magistrati italiano e tedesco, che hanno detto non ritiri assolutamente quel flacone e che diano quello reale, altrimenti vanno soggetti a una, diciamo, una denuncia penale, solo a quel punto, sempre contrastandosi fra avvocato della Federazione Internazionale dell'Atletica, che dice no, 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 si prendono questa, altrimenti se ne vanno, il direttore si è spaventato invece dietro il pericolo di una denuncia penale, è andato a prendere quest'urina B. Poi dopo nell'analisi a Parma si è visto che proprio l'urina B aveva una quantità di DNA abnorme. Tutta una storia di questo genere fatta di, diciamo, che ha fatto perdere tempo e anche ponendo l'attenzione, so, un giorno hanno fatto una sceneggiata all'americana, hanno portato una prova. I rappresentanti della WADA in aula, l'ha agitata davanti al giudice. Giudice, qui abbiamo risolto tutto, inutile continuare, no? E insomma, era un'analisi secondo la quale in un'urina negativa di Svazzer, loro l'avevano ripresa e hanno trovato che anche lì avesse un DNA molto, molto alto, no? Solo che, come dire, hanno esagerato in questo genere di cosa. E con un valore disumano, non esiste qualcosa come 14.000 picogrammi, una quantità abnorme, per cui il perito seduto a stante rispondendo alle domande del giudice, ha detto: signor giudice, questa è marziana, non è un essere umano, no? E quindi a quel punto il giudice ha cominciato: ma scusate, ma voi perché avete analizzato questa urina 6 mesi prima che a Parma si scoprisse che nell'urina di Svazzere c'era una quantità abnorme di DNA? Come mai 6 mesi prima voi siete andati a fare un'analisi su un'altra urina di Svazzere andando ad analizzare il DNA? Ma siete chiaroveggenti? Una cosa di questo genere, no? E loro sono arrampicati sugli specchi e alla fine il giudice ha detto: scusate, ma era aperto l'incidente probatorio perché non avete avvertito il magistrato di questa vostra intenzione di analizzare? Perché non avete consentito al perito del giudice di essere presente, non dico la controparte, ma almeno il perito del giudice. Ecco, solo per discutere, per dire questa faccenda, ci è voluta un'udienza con memorie e contromemorie che hanno fatto perdere mesi. Ecco questo. Scusate per la lunghezza della risposta, ma volevo dare l'idea di come è stato pesante, difficilissimo, molto, molto brutto, soprattutto scoprire questi comportamenti. Che cosa impariamo da questa storia? Che cosa possiamo cambiare per evitare situazioni di questo tipo? Allora, impariamo che il sistema pubblico ha delegato troppo l'antidoping alle istituzioni private, alle istituzioni sportive. Questo è un primo punto. Dimenticando che le istituzioni sportive gestiscono le performance e al tempo stesso controllano gli atleti che effettuano queste performance, il che è un controsenso totale. È evidente che una federazione internazionale di tennis ha una certa difficoltà ad andare a colpire i suoi numeri 1, 2, 3 e così via. Quindi questo è un primo punto. Addirittura in Italia, e Gustavo lo sa bene, la legge penale italiana lungimirante prevedeva la nascita di laboratori regionali e il compito dei laboratori regionali era quello di consentire un controllo epidemiologico e un controllo antidoping anche pure nelle fasce, diciamo così, amatoriali o giovanili sul territorio, quindi non riservare l'antidoping solo ad un'elite. Si sono impuntati assolutamente, quindi è stato chiaro che le autorità sportive volevano il predominio totale, il monopolio del controllo. E lo capiamo il perché, perché quello è un potere. La gestione del controllo antidoping è un potere. Qualsiasi osservazione logica di fronte a quello 0,4% di positivi all'anno si pone la domanda: scusate, ma allora voi state descrivendo un fenomeno che in realtà non esiste. Se si dopa solo lo 0,4%, ma perché tutta questa organizzazione mangia stipendi colossali che avete messo su in tutti i paesi? Allora, poi
magari io collaborando con la magistratura di Bolzano, proprio per conto della WADA, che poi mi sconfesserà come suo collaboratore, scoprirò un database gigantesco contenente 12.000 esami ematici di atleti di tutto il mondo, almeno 1.000 dei quali con valori abbondantemente elevatissimi, sui quali la Federazione Internazionale dell'Atletica non aveva mai fatto niente. Allora capisco quel 0,3-0,4% di positivi. È chiaro che è una sceneggiata che viene fatta con la complicità dei governi che delegano, purtroppo, questo bisogna dirlo. E quindi questo è il risultato finale. Gli atleti hanno imparato ad aggirare, riescono a muoversi. Poi all'interno del sistema ci sono persone oneste che tentano di fare bene, ma magari vengono tenute ai margini. Una domanda generale sul doping per chi magari non conosce nel dettaglio questo, nel senso questo meccanismo. Se nel tempo il doping è cambiato, se nel corso degli anni. Sì, il doping cambia in continuazione in base anche ai cambiamenti dell'antidoping, è chiaro, no? Pensiamo all'Epo, le diverse generazioni di Epo si sono succedute sempre per cercare di, diciamo, di evitare la positività nei controlli antidoping, no? Che erano mirati alle prime generazioni. Però direi da questo punto di vista che ormai c'è una conoscenza sufficiente delle sostanze. E molto difficile spiegare. Allora, ci sono delle sostanze nelle quali ci sono anche dei metodi di rilevamento. In realtà, questo ormone della crescita è efficace solo se fai un controllo nell'immediatezza dell'assunzione. Faccio un altro esempio. L'esempio delle gonadoreline, che sono degli ormoni che stimolano la produzione endogena di testosterone, no? E che possono essere assunti per innalzare i livelli di testosterone. Allora, c'è un metodo di rilevamento che mi venne contestato dal direttore del laboratorio di Colonia quando io dissi che in realtà le gonadoreline venivano prese impunemente dagli atleti. E lui mi disse: no, c'è un metodo, l'abbiamo studiato, sperimentato. Io dissi: professore, mi dice quanti positivi sono stati rilevati fino ad oggi? Beh, nessuno. Ma di che metodo mi sta parlando? Capite? Ecco, quindi tutto sommato le sostanze sono note, i sistemi hanno delle fragilità, gli atleti le conoscono e quindi è tutto un aggiustamento di questo genere. Faccio una domanda sul tema della criminalità organizzata, se c'entra in qualche modo in questo meccanismo qua oppure. Non parlate più. Pronto? Mi sentite? Io sì, io sento bene. C'è Io forse sì. qualche problema con Donati? Allora, il fenomeno di... Sì, mi sente? Sì, perfetto. Pronto? Sì, Sì. sentiamo. Mi sentite? Sì. Allora, il fenomeno diciamo, della distribuzione dei farmaci dopanti è cambiato sostanzialmente negli ultimi 20 anni. Perché fino a 20 anni fa, Adesso non si sente più. Non si sente più. Proviamo un secondo, se no passiamo a Gustavo. Provo a disattivare il video e magari si scarica un po' il sistema. Niente, magari facciamo una domanda a Gustavo, magari aspettando che Donati si ricollega. Sì, mi piace. Si è scollegato, si ricollegherà probabilmente. Nel senso la domanda per Gustavo Savino è nel senso che cosa si fa in Italia? Ecco, no, tornato Donati. Sì, mi sentite? Perfetto, adesso sì, Adesso bene. sì. Ah, perfetto. Era la domanda Perfetto. sulla criminalità organizzata.
Sì, vi dicevo questo sostanzialmente, che è cambiata la fisionomia del fenomeno sostanzialmente negli ultimi 20 anni, nel senso che fino a 20 anni fa la modalità di traffico era questa, o furti dai magazzini farmaceutici realizzati dalla criminalità organizzata, ma non si sa bene con quale complicità, a volte anche dell'industria farmaceutica, oppure dai tir. Oppure i farmaci venivano da paesi produttori, soprattutto paesi collocati nell'area asiatica o nell'Europa dell'Est, o per esempio in Europa, in Grecia, in Spagna, fondamentalmente, ma anche in altri paesi, non necessariamente in questi. Invece negli ultimi anni, pian piano, questo tipo di fenomeno è scomparso perché il traffico avviene solo via internet. Quindi è chiaro che questo ha portato a una capillarizzazione estrema e a una grossa difficoltà di controllo, perché è molto difficile intercettare da questo punto di vista. Ci sono delle farmacie online in realtà che hanno bisogno di propagandare, quindi ci sarebbe il modo di intercettare, però bisognerebbe fare un lavoro mirato sui siti, che viene fatto però non con sufficiente costanza e non in tutti i paesi. Ecco, per questa ragione al momento è molto facile il traffico, ecco, è solo. Anche se le dogane lavorano bene, segnalano spesso i pacchetti sospetti, però purtroppo i pacchetti sono così piccoli, così frazionati, che è bassa la probabilità di riuscire a intercettarne, salvo qualcuno così per caso, insomma. In questa situazione è difficile anche parlare del ruolo della criminalità organizzata, si ha l'idea, a meno che non consideriamo criminali organizzati i gestori di queste fabbriche, capite? Ma sono allocate in paesi dove c'è una legislazione, una normativa molto, molto debole dal punto di vista dei limiti di produzione, dei sistemi di produzione, dell'igiene di produzione e così via. E quindi è difficile anche capire quanto le aziende farmaceutiche ufficiali chiudano gli occhi di fronte alla produzione di alcune loro succursali o se alcune sedi collocate in alcuni paesi in via di sviluppo, siano o no delle succursali. È molto difficile, ecco, e non c'è un vero controllo. Sembrerebbe ormai che siamo di fronte ad una situazione come dire, di via libera, di incentivazione al commercio. E invece quello è il fenomeno più pericoloso perché i ragazzi magari ordinano da soli in una sorta di automedicazione e quindi vanno incontro ad un sacco di problemi perché si mettono a gestire farmaci ormonali con molti effetti collaterali. Quindi è un fenomeno che richiederebbe una nuova normativa e poi uno studio diciamo attraverso le autorità postali delle modalità diciamo, di capillarizzazione di vendita al dettaglio. Chiaro. Faccio una domanda a Gustavo Savino, su che cosa facciamo a livello territoriale per contrastare il fenomeno del doping? Sì, prima Sandro ha citato la legge 376 del 2000 che dava e dà competenza alle regioni per svolgere un lavoro che, come giustamente diceva lui, doveva essere anche di supporto ai laboratori antidoping accreditati per poter ottenere un accreditamento al fine di poter eseguire controlli su più larga scala. Questo poi in corso d'opera nell'anno successivo al 2000, quando è stata emanata questa legge, insomma, questo regolamento è cambiato e quindi ai laboratori antidoping regionali non è stata data più questa possibilità. Però il lavoro che si effettua e i laboratori antidoping, scusa, i centri regionali antidoping, perché poi sono nati dei centri regionali antidoping in Italia, non sono in tutte le regioni, sono pochissimi. Direi che adesso non per esaltare ovviamente il proprio pezzetto di terra, ma direi che quello della regione Emilia-Romagna è forse quello più impegnato sulla prevenzione, sulla promozione della salute, perché non potendo ovviamente agire sull'aspetto controlli, noi ci siamo orientati, abbiamo trasformato questa nostra missione proprio nel voler incontrare i giovani ragazzi, gli atleti, gli studenti, i docenti, coloro che preparano gli atleti, gli allenatori, e dopo un iniziale scetticismo, perché poi dopo noi il laboratorio lo facciamo funzionare lo stesso, però facciamo delle valutazioni sullo stato di salute dell'atleta, non potendo cercare le sostanze dopanti, ma cercando di capire nell'arco della stagione sportiva come può cambiare lo stato di salute dell'atleta, non necessariamente
con l'occhio di chi vuole scrutare a tutti i costi o scorgere una positività, ma semplicemente per dare una sorta di risposta, riscontro all'atleta e ai propri preparatori, allenatori, su come stanno andando le cose dal punto di vista fisico. Quindi noi penso siamo, e per questo ringrazierò sempre la Regione Emilia Romagna e l'azienda OSL di Modena che ci ha dato questa possibilità di nascere nel 2005, noi offriamo alle società sportive dei controlli gratuiti per poter, diciamo, valutare lo stato di salute dell'atleta nel corso della sua stagione sportiva. Poi, come ti dicevo, in effetti lavoriamo moltissimo sulla formazione degli operatori, la formazione dei formatori, incontriamo gli studenti, incontriamo, e questo, dicevo, dopo un iniziale scetticismo, e questo se lo ricorda il dottor Tripi, che è collegato tra gli spettatori e che saluto, perché è stato tra i primi, diciamo, fondatori di questa esperienza insieme a me. E quando ci siamo presentati per la prima volta a fare un controllo sullo stato di salute degli atleti, una gara regionale di ciclismo, la metà degli iscritti è andata a casa pensando che avremmo fatto dei controlli. Questo la dice lunga, anche perché sicuramente non c'era una quota di dopati, ma sicuramente c'era chi pensava di aver assunto chissà che cosa, che potesse risultare chissà che cosa dalle sue urine. Poi hanno imparato a conoscerci e adesso sono le società che ci contattano e ci chiamano perché vogliono che entriamo a collaborare con loro e che in qualche modo organizziamo con loro, oltre ai prelievi, anche degli incontri. Ovviamente il Covid ci ha bloccati tantissimo. Noi stiamo trasformando e abbiamo trasformato in quest'anno le nostre attività in videoconferenze, in filmati registrati che manderemo nelle scuole. Insomma, quindi la nostra attività sul territorio, secondo me, è importante. È sempre poco rappresentata e ringrazio anche De Massimo che ha voluto fare questo incontro, perché se ne parla sempre troppo poco. Se ne parla troppo poco sia in ambito professionistico che in ambito amatoriale. E quindi questo, secondo me, è una delle grosse pecche di questo problema, che io non esito a considerare un'emergenza dal punto di vista sociale, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Per me è il fenomeno doping ha tutti i diritti di essere considerato la stregua delle tossicodipendenze, con vari motivi, con varie caratteristiche che spesso si incontrano e si incrociano con la tossicodipendenza, ma è giusto che venga spesso sollecitato e trattato con esperti, con atleti, con chiunque, perché più se ne parla, secondo me, più si ha l'idea del problema, sia a livello macro, generico e diciamo nell'ambito professionistico, e come Sandro sa fare benissimo, e tra l'altro puntando il riflettore su determinati aspetti che ci fanno riflettere, e sia soprattutto anche in ambito non professionistico, amatoriale, dove il doping si nasconde benissimo e si insinua in situazioni che, collaborando con il NAS, con le autorità che lavorano in questo ambito, mi è capitato di scoprire e di imparare con meccanismi davvero complessi, addirittura farmacologici, che io ignoravo da farmacologo. Quindi ho imparato delle tecniche che non conoscevo e che vengono purtroppo, diciamo, utilizzate da atleti che sicuramente alle spalle hanno qualcuno che gliele spiega queste cose, quindi o che le studia per loro. Quindi il rischio, diciamo, per le persone normali è molto più alto rispetto a chi è seguito per gli atleti. L'ignoranza è una dei principali motori del fenomeno. Se un atleta per assurdo decide di doparsi in ambito professionistico ed è supportato da uno staff che anche magari lo controlla per evitare che l'atleta vada incontro a delle patologie o dei problemi finché, diciamo, può essere spremuto, tra virgolette, e in quel caso ovviamente l'atleta è tutelato nella sua irregolarità e nella nefandezza della situazione. In ambito amatoriale purtroppo si va per imitazione, si va, come diceva poco fa Sandro, con il fai da te, e quindi si rischia di assumere dei prodotti che solo per aver letto su qualche blog o su qualche, diciamo, stralcio in internet o per desiderio di emulazione, effettivamente possono creare dei danni enormi. Per questo dico che il fenomeno va gestito, e tra l'altro in Italia abbiamo anche l'ultima edizione dei LEA, dei livelli essenziali di assistenza, che prevedono proprio che la formazione sul fenomeno doping sia a carico delle aziende sanitarie locali, delle regioni, affinché vengano sempre più formati anche in ambito universitario tutti gli operatori della salute, perché ne conoscano e ne imparino le caratteristiche. Io allora invito tutti a iniziare a porre delle domande, ne abbiamo già alcune che intanto pongo ai nostri ospiti.
La prima riguarda che cosa si può fare per rendere più indipendenti i controlli sia a livello nazionale che internazionale. Se si può chiedere al Ministero della Salute maggiore intraprendenza, penso che sia il dottor Tripi. Prego, Donati. Ma credo di averlo già detto, qui bisogna distinguere tra il gruppo molto limitato degli atleti di alto livello, per i quali il sistema sportivo si è, diciamo, assicurato l'esclusiva. Avrete capito che io sono contrario anche a questo, ma almeno per tutte le altre fasce, che sono il 99,9% dei praticanti, non vedo per quale motivo se ne debba occupare un sistema sportivo che è interessato all'alto livello. È evidente che è una questione di salute pubblica, di prevenzione di un rischio pubblico, e qui dovrebbero essere appunto dei centri regionali, le ASL, a occuparsene. Quindi è evidente che è troppo delegato il sistema politico rispetto al sistema sportivo in tutti i paesi. C'era forse una domanda di Andrea Spanò? Okay. Grazie. No, io chiedevo al professore, con ovviamente le dovute differenze, se tra il caso ci sono similitudini tra il caso di Schwarzer e quello che di qualche anno fa di un'altra atleta che lei allenava, la Dieter Lizzi. Purtroppo ci sono sì le similitudini, io non avrei mai immaginato. Io già quando ricevetti l'agguato su Anna Maria Dieter Lizzi, furono le persone intorno a me che mi dicevano: Sandro, ma non avranno fatto una manipolazione? Io gli dicevo: ma che già Abbiamo perso di nuovo la connessione. gialli, No, adesso così sì. immaginate. Ti abbiamo perso per un pezzo, Sandro. C'è un'altra domanda? E sono Abbiamo forse un problema di linea con Roma. Sì, la connessione forse di Sandro che ha qualche Io difficoltà. Proviamo a disconnettere, magari Sì, magari lo riconnettiamo. disconnettiamo se si riconnette poi dopo. Intanto io chiedo a Gustavo se questa domanda di Riccardo, se la voglia di doparsi è più spesso un desiderio se è più spesso un desiderio dell'atleta oppure se è una spinta degli allenatori dirigenti. Aspetta che mi sta chiamando un attimo Sandro, chiedo scusa se potete. Sì, prego, prego, prego. Pronto? Ha detto che prova un attimo a spegnere il modem Sì, e riaccenderlo, quindi lo esatto. aspettiamo per qualche Tanto minuto. ti facciamo questa Intanto. domanda a Sì. te, Gustavo. Se la voglia di doparsi è più un desiderio dell'atleta o se è una spinta degli allenatori, dirigenti o famiglie, ci metto anche. Non... Certo, ma diciamo che anche questo, in questo il doping ha subito una sorta di evoluzione. Se un tempo probabilmente il doping era somministrato, infatti la storia ci parla effettivamente di un doping proposto da presunti preparatori o allenatori o addirittura medici o addirittura dirigenti appunto di società o di gruppi sportivi, pian piano la consapevolezza, e qui diciamo, non so se ricordate le dichiarazioni di Petrini, un calciatore che negli anni 70 ha diciamo, militato in varie squadre di altissimo livello in Serie A,
e che poi diciamo, è morto qualche anno fa a causa di problemi della, della sua salute derivanti dall'uso di sostanze che lui ha confessato e dichiarato, ma ha sempre riferito che queste sostanze gli venivano propinate da, diciamo, un livello superiore, pena l'esclusione dal gruppo della squadra, quindi o prendi questa roba o non giochi. Oggi le cose sono un po' cambiate, oggi con la diffusione anche sempre più globale, che è giusto, dell'informazione, il desiderio perverso, tra virgolette, parte anche dal singolo, parte anche dal singolo atleta, che può decidere di sua spontanea volontà di prendere l'iniziativa e di usare delle sostanze. Io sono convinto del fatto che chi dovesse decidere di usare delle sostanze in ambito professionistico di alto livello non può essere solo, quindi c'è comunque la collusione di altre figure. In ambito amatoriale questo invece è più facile perché appunto c'è il fai da te, c'è l'utilizzo spontaneo di sostanze perché per emulazione di altri che magari, o per passaparola, e che ovviamente con tutte i suoi rischi e il pericolo di tutto questo che abbiamo detto anche prima, per cui ci sono sì sicuramente possono coesistere queste due forme. Io ritengo più antica quella della somministrazione da parte di un livello superiore rispetto all'atleta, e più, diciamo, attuale quella che parte dall'atleta stesso, però si confondono ancora e si mescolano ancora queste due realtà. Faccio una domanda a Gustavo rispetto al titolo del nostro seminario. Sì. Sul tema dei valori. Che c'entrano i valori con il doping? Nel senso... Ma sicuramente non c'entrano nulla perché sono in antitesi, nel senso che chi rispetta i valori dello sport di sicuro non si lascia tentare dal doping. Io dico spesso, quando incontro i ragazzi, quando incontro gli atleti, che usare sostanze è prima di tutto una presa in giro nei confronti di se stessi, cioè una mancanza di stima nei confronti di se stessi, perché se io credo che per avere un risultato debba assumere una sostanza, ho già dichiarato di essere inferiore o comunque di essere uno che non ce la fa. Quindi se non riesco e non voglio ricorrere alle mie possibilità, vuol dire che mi ritengo sconfitto a priori. E quindi già questo è la perdita del primo, diciamo, concetto che secondo me un atleta dovrebbe avere, quello di migliorarsi attraverso le proprie possibilità e di vedere l'avversario come colui che gareggia accanto e in qualche modo con cui misurarsi, non da eliminare o da sconfiggere come se fossimo in una battaglia, ma sì, per carità, l'agonismo è importante, è fondamentale nello sport, però comunque ci deve essere sempre quella forma di rispetto, di lealtà, che sono poi i valori fondamentali. Poi è chiaro che lo sport sostiene tutta una serie di altri valori fondamentali che non possono coesistere col doping, che sono quelli della condivisione, quelli del partecipare con disciplina a situazioni che prevedono delle regole. Quindi se non si concepisce l'esistenza, addirittura si va contro delle regole prefissate, cosa che il doping rappresenta, ovviamente doping e valori sono in antitesi e sono assolutamente, diciamo, è impossibile che coesistano. Quindi il supporto e il sostegno dei valori deve sempre accompagnarci quando parliamo con i ragazzi, con i giovani, con gli atleti, cosa che noi cerchiamo di fare in ogni modo, anche solleticando ovviamente l'amor proprio di ognuno, spiegando che è da stupidi più che è illegale, sleale, pericoloso, ma è veramente da stupidi cercare in una sostanza il risultato per qualcosa che non si riesce ad ottenere o si pensa di non riuscire ad ottenere. In generale, in Italia, che ti occupi di sport, noi facciamo abbastanza oppure potremmo fare di più? Per lo sport, in particolare per i ragazzi. Si può sempre fare molto di più anche a livello scolastico. Secondo me qui credo che ci siano anche tanti docenti collegati. E come sapete, nel mondo scolastico l'attività motoria è relegata a 2 ore alla settimana quando si cominciano le scuole medie, insomma, fino alle elementari è un pochino affidata alla buona volontà degli insegnanti. Quindi già da questo si potrebbe partire per sostenere quanto l'attività motoria sia fondamentale per la crescita dell'individuo. Ormai siamo arrivati alla consapevolezza dei benefici reali dell'attività motoria e secondo me educando fin da bambini
ad auto-osservarsi, a capire quali sono i propri limiti, quali sono le proprie risorse, le proprie possibilità e a come trovare soddisfazione nell'ottenere pian piano una particolare abilità in una determinata attitudine, ebbene questo secondo me può essere anche a priori una forma di contrasto al doping, perché favorisce la consapevolezza in se stessi per quanto riguarda proprio l'individuo e la sua crescita. Quindi in Italia potremmo fare molto di più, soprattutto per la proposta dell'attività motoria da aumentare nella scuola dell'obbligo e favorire tutte quelle professionalità che a me sono molto care, ma che trovano ancora poco spazio nel mondo dello sport e nel mondo, diciamo, anche della sanità in Italia, che sono per esempio i laureati in scienze motorie, che potrebbero e dovrebbero avere uno spazio in tanti ambiti. Noi ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo a collaborare con dei laureati in scienze motorie presso il servizio di medicina allo sport, ma a caro prezzo, con molte difficoltà, perché abbiamo ovviamente un ordinamento che non prevede che ci sia una figura, un riconoscimento sanitario di queste figure, e quindi abbiamo difficoltà ad inserirli. Però se potessero essere inseriti in vari ambiti, dalla scuola fino appunto alla sanità, al Servizio Sanitario Nazionale, potremmo sicuramente beneficiare di queste professionalità che hanno le competenze sia per intervenire nella formazione del soggetto, sia per intervenire nella prevenzione di patologie o addirittura per sostenere la ripresa dopo una riabilitazione, che però è opera ovviamente di altri, di sanitari, di fisioterapisti, quindi una figura che deve lavorare in sinergia con tante altre. Mi ricordo, per farci le domande, che le potete scrivere nella chat oppure nel pulsante di D&R, domande e risposte. E Paola ci fa una domanda: chi stabilisce l'elenco delle sostanze proibite? L'Agenzia Internazionale Antidoping ogni anno pubblica una lista aggiornata delle sostanze vietate nello sport sulla base di studi statistici, di studi sulla potenziale impiego dopante anche di farmaci, perché per esempio tantissime sostanze presenti nella lista sono sostanze anche stupefacenti, ma troviamo, se la andiamo a leggere, anche tanti farmaci che vengono utilizzati per la terapia di patologie. E l'utilizzo di molti farmaci in modo improprio da parte di soggetti sani può favorire il miglioramento di una prestazione. Basti pensare ai farmaci, per esempio, che curano le problematiche polmonari, l'asma, usate da un soggetto sano favoriscono una temporanea maggiore ossigenazione del sangue, perché aumenta ovviamente la possibilità di incamerare aria, perché si dilatano i bronchi, e questo ovviamente può favorire una migliore prestazione a scapito di tutta una serie di effetti collaterali che sono aritmie, problemi cardiaci e così via. Quindi è una lista che viene ragionata e studiata da specialisti che individuano nei vari farmaci che man mano vengono prodotti le potenzialità dopanti e le inserisce all'interno di questa lista, e anche sulla base statistica dell'utilizzo che vengono fatti, di cui, insomma, per cui una sostanza viene utilizzata e di cui si scopre occasionalmente magari la presenza nelle urine di un atleta, e si studia il perché potrebbe averla assunta. Poi c'è una domanda di Marco che ci chiede quanto i medici di medicina generale, specialisti, oppure gli infermieri di comunità, educatori della salute, possono, diciamo, fare per prevenire il doping fra gli atleti amatoriali. Possono fare moltissimo. Però occorre una formazione di queste figure, perché è importante, come dicevo prima, nei LEA è presente questa indicazione, formando in maniera adeguata già nei percorsi universitari queste figure, potremmo agire a livello capillare, quindi medico di medicina generale, l'infermiere, l'assistente sociale, chiunque potrebbe avere quella competenza di base che può consentire intanto di individuare una condotta potenzialmente, un intento potenzialmente dopante, o comunque di stabilire con il proprio assistito, con la persona con cui si ha a che fare, delle diciamo, condizioni per ragionare sul tema, sull'argomento, che purtroppo, non avendo la competenza specifica sul tema, proprio perché se ne parla poco anche in ambito sanitario, effettivamente questa cosa manca. L'altra domanda è legata alla, diciamo, alla sensibilità dei gestori delle palestre rispetto a questo fenomeno, nel senso se sono attenti oppure. Diciamo che la maggior parte delle palestre, per fortuna, sono molto attente e i gestori sanno benissimo, insomma, che l'uso di determinati prodotti, può essere pericoloso e rischioso, quindi ci sono
c'è una buona attenzione. Ci sono realtà, purtroppo, anche nelle palestre private dove si può accedere tranquillamente, dove l'uso è addirittura proposto o suggerito, insomma, proprio perché ci sono dei percorsi di diffusione, di spaccio di queste sostanze che purtroppo talvolta coinvolgono anche delle palestre. E lavorando, come dicevo prima, con il NAS, collaborando con il NAS, spesso capita di dover diciamo, acquisire dei reperti che provengono da sequestri proprio effettuati in palestra. E quindi lavorare anche sulla formazione di queste figure, che purtroppo anche in questo caso è un po' carente nel nostro sistema, potrebbe secondo me aiutare a realizzare, diciamo, istituire delle figure professionali con una competenza specifica maggiore sui rischi derivanti dall'uso di queste sostanze, perché, ripeto, l'ignoranza purtroppo alimenta tantissimo il fenomeno. E c'era una domanda per Sandro Donati, ma che faccio a te, Gustavo, sull'inserimento, che cosa ne pensi dell'inserimento di appositi marker all'interno di farmaci vietati? Se ne può scoraggiare l'uso? Ne penso molto bene, ed è successo per un farmaco che è diventato famoso anni fa, che era ed è tuttora un farmaco che stimola la produzione di eritropoietina, che è una sostanza che comunque viene prodotta dal nostro organismo quando calano molto i globuli rossi. Ebbene, l'eritropoietina assunta come farmaco già esiste, ed esiste da anni, ed è stata utilizzata purtroppo in ambito dopante. Questo farmaco era un farmaco, ed è tuttora un farmaco, che utilizzato in ambito clinico stimola i recettori dove si va a legare l'eritropoietina e ne produce, favorisce una produzione di globuli rossi enorme. E la Roche, che è la casa produttrice di questo farmaco, ha inserito un tracciante, un marker in questo prodotto, per cui adesso è possibile individuare l'uso, diciamo, inappropriato. E quindi sarebbe, diciamo, auspicabile che una collaborazione con le case farmaceutiche a livello anche governativo, possa proporre questo tipo di strategia. È chiaro che se ascoltiamo quanto ci racconta Sandro su quello che ha detto poco fa, capiamo come sia difficile anche questo meccanismo e questo tipo di proposta. Faccio una domanda io rispetto alle famiglie e ai ragazzi. Che cosa possono fare le famiglie? Che atteggiamento devono avere? Sì, Qual è la le tua famiglie, esperienza? certo, le famiglie sono sicuramente importanti, sono fondamentali per il rinforzo di quei valori di cui si parlava prima. Sappiamo bene però che i ragazzi, soprattutto nella fase dell'adolescenza, spesso quando appunto si avviano, si sono già avviati da qualche anno alla pratica dello sport, vedono anche altre figure come figure di riferimento, anzi addirittura di livello, diciamo, superiore, non dico superiore, ma diciamo più da considerare rispetto ai genitori, che possono essere proprio gli allenatori, i loro preparatori. Ah, l'ha detto il mister, l'ha detto, insomma, quindi la collaborazione, secondo me, delle famiglie con l'ambiente sportivo, piuttosto che delegare all'ambiente sportivo la crescita, così come si fa spesso, delegare al corpo docente la crescita del ragazzo, anche questo è un errore. Quindi la collaborazione e la maggiore interazione con i mondi e le varie realtà che il ragazzo nelle varie fasi della sua crescita si trova a incontrare, secondo me, è auspicabile. Non si può pretendere dalle famiglie e dai genitori che sappiano di doping o che sappiano riconoscere i rischi di una condotta. Sicuramente si spera che in una famiglia si sostengano i valori più sani possibili, ma la cosa importante sarebbe appunto la maggiore interazione delle famiglie con i vari mondi in cui che il ragazzo incontra nel suo percorso di crescita, quindi la scuola, lo sport e così via. Eccoci, Donati. Buongiorno. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo una Bene. domanda per lei. Sì. Come fa a trovare la forza per non abbandonare la lotta al doping? Questa è una bella domanda. Un po' la mentalità, diciamo, degli sportivi, che è quella, no? Quella di cercare sempre di andare avanti, metro dopo metro. E poi non lo so, è perché non si vuole mollare, non si vuole cedere, però è dura. Forse io ho avuto anche la fortuna di riuscire a parlare
spesse volte, diciamo anche ad un pubblico vasto, e spero all'uno per mille di aver potuto dare un contributo, magari, no? Anche con Gustavo abbiamo fatto tante iniziative, io ne ho fatte tantissime nelle scuole italiane, no? Spero di aver potuto, diciamo, far fruttificare tutta questa sofferenza, questa lotta, anche in qualcosa di positivo, sulla informazione corretta nei confronti dei giovani, evitargli le trappole di uno sport deviato, insomma, ecco. Quindi tutte queste motivazioni insieme, forse, però è dura, ecco, vi dico che questi ultimi 5 anni sono stati pesantissimi. Scoprire che la WADA, con la quale avevo collaborato strettamente per 12 anni, all'improvviso mi girasse le spalle e mi trattasse come un millantatore, no? Quindi adesso è chiaro che io sto scrivendo un libro e dovrò tediare i lettori con un accurato elenco delle attività che io ho svolto per la WADA, e poi vediamo se ero il millantatore, no? È incredibile, perché questo voltafaccia? Io me lo domando, che cosa è successo dietro? Purtroppo alcune risposte me le do, alcune le posso rendere pubbliche, altre sono molto delicate e dovrebbero essere oggetto di un'indagine giudiziaria da parte dei magistrati. Insomma, non è una cosa di tanto semplice, pesante. Io se posso aggiungere, Prego. Massimo, Sandro dice se l'uno per mille di quello che ho fatto è servito, beh, diciamo che se ci troviamo a parlare di questo, se anche io sono qua che mi occupo di questo, lo devo an anche a lui, perché io l'ho conosciuto a Modena nei primi anni 2000, che venne a parlare per Libera con Pierluigi Vigna, che era allora procuratore antimafia, e ricordo che rimasi affascinato da quello che raccontò, da quell'esposizione che fece di una presentazione sul traffico illecito delle sostanze, quel saggio che ancora si trova su internet. E questo, insomma, ha dato anche a me e ad altri la forza di lavorare su questo e di impegnarmi su questo, di far sì che poi, insomma, con il dottor Tripi si potesse attivare questo centro a Modena. Quindi sicuramente il suo lavoro dà dei frutti enormi, e posso parlare in prima persona, ma anche di tante altre cose. Poi la cosa, secondo me, che porta Sandro a continuare e andare avanti, anche quando tu mi hai chiesto, Massimo, come lo dobbiamo presentare, io l'ho chiesto a Sandro e lui mi ha risposto con una frase, ha detto: io volevo fare solo l'allenatore. E secondo me questa cosa, cioè lui, la sua continua ricerca della soddisfazione di voler fare solo l'allenatore, lo porta a sgomitare e andare avanti metro dopo metro, come ha detto lui, per riuscire a farcela, insomma, perché in effetti lo ha fatto, lo sa fare molto bene, lo fa benissimo. Però solo l'allenatore non gliel'hanno fatto fare, diciamo proprio solo, perché ha dovuto scontrarsi con tante situazioni e tante realtà. No, 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 mi hanno tenuto accuratamente lontano dopo che ho fatto le denunce, mi hanno tenuto a distanza di sicurezza. C'era Guido che ci chiedeva se Donati poteva finire, perché c'è stato poi un problema di linea, la risposta sul caso di Terlizzi Schwarzer, Sì, dunque dicevo, il caso di Terlizzi fu sventato perché un giovane tecnico del laboratorio, con tanta paura, venne da me e mi disse: dice, guardi, che il giorno prima il direttore del laboratorio e la sua vice sono rimasti intorno all'urina della sua atleta per tutta la giornata, e ho visto che facevano dosaggi vari. Quindi io avevo una certa imbeccata, e quindi potei nominare come perito un chimico. Questa è stata la fortuna, altrimenti io all'epoca, assolutamente inesperto, avrei nominato, so, un medico dello sport. Invece lì serviva un chimico, e un chimico con il precipuo compito di non allontanarsi mai di un metro dall'apparecchiatura di analisi. Infatti cominciò l'analisi e il direttore dopo un po' gli disse: beh, qui ci vuole una mezz'oretta, andiamoci a prendere il caffè. E lui disse: no, grazie. Vide che diventavano nervosi, e alla fine di questa sorveglianza stretta dell'apparecchiatura si scoprì che non, dentro l'urina non c'era neanche un minimo di caffeina. Allora a quel punto: ah, ma qui c'è un errore, ripetiamo, facciamo una seconda analisi. Seconda analisi, lo invitarono di nuovo ad andare a vedere un'apparecchiatura nuova che avevano comprato in una stanza vicina. Lui disse: me la fate vedere dopo. Questa è la storia, insomma. 4 volte ripetuta l'analisi, la caffeina non c'era, e quindi esplose lo scandalo, manipolazione contro Donati. Io avevo appena denunciato la collaborazione scellerata tra l'Università di Ferrara e il CONI e le federazioni per dopare decine e decine di atleti.
capisco che avevo toccato il cuore del problema, forse troppo solo, questo è il problema, forse quel tipo di denunce così elevate non si possono fare da soli, perché significa andare al massacro, insomma. E quindi poi io l'ho pagato con un'emarginazione fortissima, non sto qui a raccontarla perché non mi piace nemmeno, diciamo, descrivere le cose che ho subito, perché non mi piace questo ruolo. E quindi poi la faccenda di Svazzer è analoga, solo svolta a livello internazionale. E infatti mi viene da pensare che chi ha avuto un'idea poi ha avuto l'altra. C'era Stefano che ci chiedeva se la manipolazione dei campioni di Svazzer fosse contro Svazzer o contro Donati. Allora, l'ordine di effettuare il controllo di Svazzer è partito dalla Federazione Internazionale d'Atletica verso una ditta tedesca il 16 di dicembre. Il controllo poi è stato fatto l'1 gennaio. Quella mattina Svazzer era andato a deporre contro due medici presso il Tribunale di Bolzano. Quindi questo è il dato di fatto, che aveva fatto la sua deposizione e un'ora dopo è partito l'ordine del controllo. Quindi c'è questa coincidenza temporale piuttosto, non so se c'è un matematico, può fare il calcolo delle probabilità, mi sembra piuttosto bassina, ecco, la probabilità che coincidano questi fatti in successione temporale nello stesso giorno. E quindi c'è da presumere che il controllo di Svazzer abbia avuto lo scopo di manipolarlo per renderlo non credibile agli occhi del giudice e quindi salvarsi dalle sue accuse. Quando poi è stata fatta la manipolazione, a questo punto sono entrati in gioco soggetti di livello più alto che hanno pensato di sfruttarla per prendere due piccioni. Io in quel periodo avevo fatto delle cose, anche in questo caso troppo solo, perché io ero proprio incaricato dalla UADA di analizzare i materiali sequestrati a dei medici. E in uno dei computer io trovai un database gigantesco che conteneva più di 12.000 esami ematici, migliaia di atleti di tutto il mondo, dal 2001 fino al 2012, quasi 2013. E mi accorsi subito che era pieno zeppo di dati pazzeschi, cioè i 60 di ematocrito, i 56, 57 di ematocrito delle donne erano loro normale amministrazione. In particolar modo riguardavano in modo massiccio i russi, ma poi anche altri paesi, il Kenya, il Marocco, la Turchia, diversi altri paesi. E quindi, siccome i magistrati non avevano competenza su un'eventuale ipotesi di reato commessa in diversi paesi del mondo, mi dissero praticamente: beh, lei collabora con la UADA, lo dia alla UADA e poi la UADA agirà. In quel periodo la UADA aveva nominato una commissione d'inchiesta sul doping dei russi. Io l'ho inviato e non ho saputo più niente. I magistrati mi chiedevano: ma che fine ha fatto quel database? Io ho chiesto e le risposte erano spazientite, come dire: tu l'hai dato e adesso fatti gli affari tuoi. Fino a che io, non convinto di questa situazione, scrissi direttamente al presidente della commissione di indagine sul doping dei russi, che è Dick Pound. E questo mi rispose: ma io non so niente di questo database. Questo è il punto. Quindi è chiaro che lì ho sollevato un vespaio gigantesco. E ancora una volta dico, però, troppo per una persona sola, no? Direi stupido io che... Però non riesco a chiudere gli occhi di fronte a determinate cose. E poi non mi rendevo conto che lì ci fosse una deviazione. Poi avrei dovuto riflettere su alcuni contributi straordinari che venivano dalla Repubblica Russa. Poi dopo ho capito tante cose, lì per lì no, anche se sono esperto, però ecco, queste sono azioni che deve fare un team, non può fare una persona sola. Va bene. Io tra l'altro, nel senso, confesso a tutti gli amici modenesi che ci stanno seguendo che noi stiamo corteggiando il professor Donati per farlo lavorare con noi, quindi... che sarebbe estremamente bello. Niente, grazie davvero
Massimo, scusa, solo una cosa, se posso. C'è una domanda che ci è sfuggita, che secondo me può essere utile a Scusate, vi chiarire. posso salutare, che mi Sì. premono un sacco di impegni purtroppo con questa Grazie. faccenda. Certo. Scusatemi, scusate. Grazie Grazie di tutto. Infinite, Arrivederci. grazie infinite. Arrivederci. Grazie mille. Arrivederci. Dicevo, c'è una domanda che ci è sfuggita e parla della confessione pubblica dell'atleta sui canali nazionali, era pilotata. È una confusione che si fa spesso. C'è una storia dell'atleta che era precedente a quella in cui Sandro poi ha accolto Alex Schwarzer con lui per allenarlo. La storia precedente è stata effettivamente una storia di positività della quale si è pentito, e proprio in virtù di questo pentimento poi dopo è stato accolto ed allenato da Sandro Donati. Quindi era giusto per chiarire questa cosa. Certo, va bene. Oggi è stato davvero un grandissimo regalo che Donati ci ha fatto. Potete immaginare la pressione che c'è in questo momento, come ci ha descritto, una pressione internazionale di lobby davvero potenti su queste tematiche. Quindi, insomma, leggeremo questo libro, il nuovo libro di Sandro Donati, quello precedente è Lo sport del doping, che vi invito a leggere, che racconta un pezzo di storia fino ad allora, pubblicato nel 2012. E fra l'altro anche Gustavo Savino ha scritto un libro, Le storie del doping, anche questo è estremamente interessante, quindi due letture molto, molto belle. Chiudiamo e lasciamo la parola a Andrea Spanò, che chiude questo seminario. Grazie. Mi dispiace che il professor Donati si è dovuto scollegare, perché lo volevo ringraziare, ma poi sarà Gustavo probabilmente a trasferire questo mio pensiero anche a nome dell'azienda USL che rappresento. Io non vi nascondo che conoscevo il professor Donati, ma molto superficialmente, perché ovviamente leggo i giornali. E la lettura dell'ultimo libro a disposizione, perché il primo è scomparso dalle vendite, mi ha aperto veramente un mondo, e capisco pure tante altre cose, perché ovviamente per le mie attività organizzative in questi anni, sia a Modena che a Pavullo, dove ho lavorato prima, ho collaborato più volte con il dottor Tripi e con Savino, e lì oggi ho capito, anche dopo aver letto il libro, il trascinatore che è quest'uomo, che effettivamente ha fatto una battaglia solitaria contro dei colossi, un vero Davide contro Golia, e solo la sua determinazione e la sua attenzione alle informazioni ha fatto sì che uscisse quasi indenne, ma con qualche colpo ovviamente, indenne da tutta questa esperienza. E mi fa pure piacere sottolineare che questo forse è caratteristica di un uomo che sicuramente è un testimone della giustezza, non della giustizia, della giustezza. Il fatto che lui si meraviglia ancora dei voltafaccia. Se avete l'occasione di leggere questo libro, lui è in questi 20 anni, 30 anni che si interessa di questo problema, ha avuto non un voltafaccia, ha avuto voltafaccia da parte di tutti, dalla politica, dal CONI, proprio da tutti. Quindi il fatto che lui ancora adesso si meravigli come mai il Vada, che ovviamente non ha eccesso di originalità, perché ho fatto quella domanda perché dalla lettura del libro ho notato che c'erano delle similitudini, le sostanze magari erano diverse, però comunque io penso che riprovare scusate, a un termine poco, a fregare una persona con lo stesso strumento, quando si sa già che questo è già è attrezzato e si aspetta il colpo, probabilmente non è stata una grandissima idea, e meno male, perché Donati non se lo meritava. Io ho seguito ovviamente con molta attenzione anche quello che ha detto l'amico Gustavo,
E sicuramente anche dal libro si evince il fatto che ormai il doping non è più un qualcosa che viene utilizzato per cercare di superare un limite nello sport agonistico. È qualcosa che probabilmente è diventato anche di una piaga sociale, una vera e propria piaga sociale, perché è diciamo utilizzato anche dagli amatori che probabilmente, come diceva Gustavo, fanno un doping fai da te, ma e questo è dovuto a diversi motivi, al fatto che siamo in una società dove la performance in qualunque campo è fondamentale e chi non raggiunge certi livelli ovviamente si sente escluso. E quindi, ripeto, noi dobbiamo tutti lavorare affinché quello che diceva Gustavo si possa realizzare nella sua pienezza, perché il problema, ed è pure anche la curiosità che avrei voluto chiedere al professor Donati, che nonostante lui sia uno dei principali attori in questa lotta al doping, lui poi alla fin fine è abbastanza buono con gli atleti che si dopano. Perché anche se riconosce ovviamente che c'è il libero arbitrio, è quello che diceva prima Gustavo Savino, chi fa sport a un certo livello a un certo punto raggiunge un livello di ansia prestazionale che probabilmente se non è supportato dagli adulti, quelli che lui chiama adulti significativi, che sono gli insegnanti, gli allenatori e quant'altro, la scorciatoia del doping diventa, come si dice, l'unica via di uscita. Quindi sicuramente molto è stato fatto grazie a Donati e a pochi altri. Nel libro sono citati anche altri amici del professor Donati che l'hanno aiutato, ma ovviamente erano veramente pochi e che hanno dovuto veramente utilizzare il loro ingegno per combattere con delle potenze di strutture. Ecco, l'altra cosa importante secondo me è quello di anche fare in modo che la lotta al doping si possa organizzare e affrontare cercando di non limitarci soltanto, mi rifaccio alla domanda che ha fatto un partecipante sulla lista dei farmaci, perché il discorso della lista dei farmaci è sicuramente un qualcosa di utile, però come diceva anche Donati, non è un mondo che rimane fermo, quindi nel momento in cui c'è una lista, tutti provano a fare in modo come fare in modo che il doping non esca fuori, o utilizzando altre molecole, o addirittura giocando sui tempi di somministrazione del farmaco. Anche nel libro è riportato un esempio di questo genere per quanto riguarda gli ormoni steroidei. E quindi, ripeto, come si può fare? Si deve fare continuando quello che si sta facendo in Emilia-Romagna e in particolare nella nostra azienda, grazie all'opera di Gustavo e dei suoi collaboratori, e fare in modo che certe anche tendenze che cercherebbero di risolvere il problema con la liberalizzazione, cercando di portare il discorso, perché l'ha detto pure Savino, per me dice il doping potrebbe essere paragonabile al tossicodipendente, d'accordo, però c'è il rischio di equipararlo alle tossicodipendenze e portare avanti il discorso della liberalizzazione che è già comprovato da tante testimonianze sarebbe una soluzione fallimentare per quanto riguarda il doping, perché c'è una contraddizione in termini: noi liberalizziamo la droga per contrastare le azioni delle attività malavitose e cercando di colpire i loro profitti. Nel momento in cui invece liberalizziamo il doping, non facciamo altro che un favore anche alle ditte farmaceutiche, che potrebbero vendere molto di più farmaci, ovviamente danneggiando la salute di chi le prende. Perché io ovviamente non sono contro le ditte farmaceutiche, sono contro all'uso improprio dei farmaci. E da medico non posso che dire che i farmaci vengono dati ai malati, non ai sani.
Noi abbiamo il nostro insegnamento di Ippocrate che dice primum non nocere, addirittura nei malati dobbiamo stare attenti alle controindicazioni e agli effetti collaterali per evitare danni iatrogeni da farmaci. Quindi se è vero che l'attività fisica che viene consigliata da tutti è un portatore, è una portatrice di benessere fisico e benessere psicologico, lo sportivo che è il massimo esperto di attività fisiche potrebbe essere considerato addirittura un super sano. E perché quindi dare farmaci a uno che sta ancora meglio della popolazione, diciamo, generale? Quindi questa è una contraddizione in termini. Poi mi è piaciuto molto il concetto che ha espresso anche Savino, il fatto di far capire a questi ragazzi che nel momento in cui si dopano, prima di tutto prendono in giro se stessi. Però è anche una truffa nei confronti di chi assiste questi spettacoli sportivi. Perché, ripeto, a tutti fa piacere avere nel medagliere una medaglia in più, ma se poi uno la deve vincere in questa maniera probabilmente non ha raggiunto l'obiettivo principale, che sono i valori dello sport, che diceva giustamente Savino, sono lealtà, trasparenza. Io vorrei chiudere con una frase, perché in queste settimane ho studiato Donati anche nelle trasmissioni televisive, ed è una frase che lui disse in una molto semplice, quasi banale, però comunque con un forte valore, secondo me, di base, che disse introducendo un'intervista in una emittente privata: se voglio assistere a una finzione vado a teatro o a cinema, ma non a un evento sportivo, dal quale invece mi aspetto la verità. Come non essere d'accordo con queste parole? Semplici, ma lapalissiane. Io quando vedo, dato che non sono un grandissimo sportivo, un evento sportivo in televisione, spero sempre che quello che vedo sia uno spettacolo vero. Grazie. Grazie. Grazie Andrea, grazie Savino, ringrazio Roberto Dall'Isera per la regia. E... grazie a voi. Allora, vi invito sempre nel senso di iscrivervi sul nostro sito di Sapere Salute per quanto riguarda le nostre iniziative. Il prossimo incontro sarà sul ritiro sociale, su salute e dintorni, scusate, Sapere Salute è il nostro programma con le scuole. E il prossimo incontro sarà sul ritiro sociale, che è un altro tema estremamente importante che andremo ad affrontare a fine marzo prossimo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.